Il settimo turno del campionato di Serie B vede, tra gli altri incontri, la sfida tra Virtus Lanciano e Bari. Al Guido Biondi si affronteranno due squadre in salute, sicuramente tra le più in forma in questo momento, al pari di Empoli e Crotone, sia per i risultati ottenuti che per il gioco espresso. I ragazzi del tecnico Baroni, al pari dei toscani di Sarri, sono infatti gli unici a non aver avuto sconfitte. Da non sottovalutare però che i pugliesi arrivano da tre successi consecutivi, due dei quali ottenuti peraltro contro due grandi favorite del torneo, ovvero Pescara e Palermo. Va detto che il tecnico Marco Baroni ha saputo dare alla sua squadra un'identità precisa ed un gioco organizzato ed efficace. Il secondo posto in classifica ne è infatti la riprova. Allo stadio Biondi si affronteranno dunque due ottime squadre a tutto beneficio dello spettacolo. Si prevede il tutto esaurito anche perché l'attuale capienza di 5.000 posti non riuscirà a soddisfare tutti ed in molti saranno costretti a vedere l'incontro in TV. Per quanto riguarda la formazione che Baroni schiererà contro il Bari, va detto che Plasmati tornerà a disposizione del tecnico rossonero, mentre più preoccupante è la posizione di Carlo Mammarella, alle prese con una distorsione alla caviglia, anche se il difensore è pronto a qualsiasi sacrificio pur di scendere in campo. Scontato infine il rientro nella fascia mediana di Fabrizio Paghera, reduce da una squalifica.